Buongiorno ragazzi o buonasera, dipende da quando farò uscire questo video. Oggi è arrivato il momento che tutti stavate aspettando, quel momento che proprio mi avete chiesto a dozzine, forse 6 o 7 persone. Comunque, il video in cui vi consiglio che cosa guardare su Netflix. Gli haters diranno filler, lasciateli parlare, questo è un contenuto di alta qualità. Ma prima di iniziare vi ricordo che se volete supportare il mio canale potete farlo iscrivendomi, mettendo un like a questo video, attivando la campanella, scrivendo un commento, insomma spammandomi, eccetera eccetera eccetera. Quindi direi che è arrivato il momento di aprire Netflix. La prima cosa che vedo che mi sta spammando Netflix è Cursed, ma non l'ho visto, quindi andiamo oltre. Oh, ora iniziamo con il bello. Get Out. Get Out è un horror un po' particolare di Jordan Peele, che è famoso più che altro per il mondo della commedia, che ribalta un po' le aspettative dell'horror e vede il genere sotto un punto di vista diverso dal solito, prendendo in analisi le classiche microaggressioni dei bianchi americani e riproducendole nel film per dare un senso di dissonanza e imbarazzo. Il film è diretto da Dio, ha vinto miglior sceneggiatura originale, se non ricordo male, il che per un horror è incredibile. Daniel Kaluuya è bravissimo come protagonista e il film è davvero divertente nonostante sia un horror, quindi assolutamente consigliato. Poi, a caso proprio, Death Note, si passa proprio di palo in frasca. Allora, Death Note lo conoscono tutti, ma non tutti l'hanno visto. Death Note innanzitutto non è un film, è una serie, e non è una serie live action ma è un anime, tratto da un manga famosissimo che vede in contrapposizione due geni, uno un genio del male e un genio del bene. Quindi abbiamo Kira da una parte, che è il nostro Light Yagami nazionale, anzi giapponese nazionale, e dall'altra abbiamo L, un super investigatore. Qual è la differenza tra questi due? Che uno è in possesso di un quaderno in cui basta scrivere un nome per uccidere la persona. Allora, può sembrare banale, ma in realtà è un'ottima indagine sulla cultura giapponese, sulla pena di morte in generale, su chi dia il diritto a chi di definire malvagio qualcun altro e di che cosa succede quando ad una persona geniale e senza un problema al mondo viene affidato un potere praticamente illimitato. È un anime super mainstream, ma è anche uno dei grandi capolavori degli anime, almeno per quelli che conosco io, quindi assolutamente approvato. Poi, The Old Guard è un film rilasciato direttamente su Netflix con protagonista Charlize Theron e nel cast vediamo anche Luca Marinelli. Ah! Basta, ma che cosa hanno tutti contro questo video? Dicevo, The Old Guard vede come protagonista Charlize Theron e il nostro nazionale Luca Marinelli, non è il protagonista, è un personaggio secondario. È una storia tratta da un fumetto, quindi direi cinecomic in un certo senso. Non è la cosa più originale del mondo, perché vede questi immortali alla ricerca di una giusta causa da combattere. Ci sono alcune situazioni interessanti e tutto sommato il film è molto godibile. Diciamo che alla fine mi è venuta voglia di vedere un secondo capitolo. Non brilla né per regia né per fotografia, ma è uno di quei film senza troppe pretese che funziona nel suo insieme, diciamo approvato con un pochettino di riserva. Poi nell'ambito film consiglio tantissimo Okja di Bong Joon-ho, lo stesso regista di Parasite. Avete presente Parasite, quel film che ha vinto un sacco di Oscar? Ecco, Okja è stato uno dei primi film importanti per Netflix, che ha provocato una certa maretta a Cannes, se non sbaglio, a Venezia, ed è un film che fa una metafora della società di oggi e di che cosa sia il consumismo e il retroscena del consumismo attraverso gli occhi di una bambina che, come nel puro stile asiatico, tendenzialmente rappresenta la purezza e la forza della gioventù che ribalta il sistema e riesce a toccare argomenti molto attuali come l'allevamento intensivo e l'eccessivo consumo di carne, la deforestazione, eccetera eccetera, in maniera meravigliosa, metaforica, di cuore. Diciamo che qualche difetto ce l'ha, non è il miglior film di Bong, ma è davvero molto interessante, soprattutto se siete molto vicini a questo argomento. È un film fantastico e grottesco, che però è un'analogia dell'ecologia, in sostanza. Poi, Mr. Nobody, e dai, dislike, dislike, dislike. Io odio Mr. Nobody. Non mi piace per niente Jared Leto, trovo che sia uno di quegli attori estremamente sopravvalutati di Hollywood, e il film si muove tutto sulle sue spalle, quindi per me è stato molto fastidioso. In generale è difficile parlare di regia e di montaggio per questo film, perché ha un montaggio distaccato e una regia che sa dove vuole andare ma non trasmette nessun tipo di messaggio, almeno a me non l'ha trasmesso. Capisco che a tanti possa piacere, ma io l'ho trovato davvero troppo, troppo pretenzioso, cioè lascia troppi interrogativi, dà per scontato che lo spettatore sia nella testa del regista, quindi potrebbe piacervi, ve lo dico, perché è diventato una specie di micro cult in alcuni ambienti, ma se volete sapere se mi è piaciuto o no, no,
questa non è una recensione ovviamente, però questo è un consiglio, io non lo consiglierei mai ad un mio amico Mr. Nobody, quindi via. La Babysitter, allora, La Babysitter è un film, una cagata diciamo, nel senso che si vede che è fatto con due lire, ma è davvero divertentissimo, ed è divertentissimo perché non si prende troppo sul serio. È una parodia degli slasher, degli horror in generale, e diciamo che riesce a portare tutti gli stereotipi classici dei film horror, soprattutto anni 80, rigirandoli sul lato comico, non come ha fatto Scary Movie in maniera demenziale, e non come Get Out, che comunque rimane un horror con elementi di commedia. No, La Babysitter è un film comico, però con degli elementi horror. Non vi dico la trama perché già solo il trailer spoilerà tantissimo, però sappiate che ci saranno sacrifici umani, ci sarà una specie di Necronomicon, ci sarà ovviamente una babysitter interpretata da Samara Weaving, che tra parentesi è la stessa attrice di Hollywood e di Finché morte non ci separi, che quello è un horror un po' bleh, ma comunque di questa attrice credo che ne sentiremo parlare sempre di più. Avanti tutta, Jumanji, benvenuti nella giungla. Allora, io quando ho sentito parlare di questo film ho detto no, assolutamente no, Jumanji è un capolavoro, non voglio che me lo rovinino. Poi ho guardato Jumanji e mi sono reso conto che era un capolavoro agli occhi di me stesso dodicenne, che in realtà è invecchiato male, molto male. Ha sicuramente molto cuore quello degli anni 90, è sicuramente intenso sotto alcuni punti di vista, ma è invecchiato male. E questo Jumanji, benvenuti nella giungla, secondo me è un perfetto sequel spirituale di quel film, perché conserva un po' la magia dell'avventura, ma lo sposta su un altro piano, che è appunto quello dei videogame. Non ho visto il sequel, ma per quanto riguarda questo, diciamo che mi ha fatto veramente ridere, l'ho guardato due volte nella stessa settimana perché mi aveva mandato veramente delle good vibes. Non è un capolavoro, ovviamente non è un capolavoro, ma è la cosa che si avvicina di più ad un film d'avventura degli anni 90, a parte Dora l'esploratrice, Dora la città perduta, che quello non è qui su Netflix, se non sbaglio su Prime, guardatelo, è stupendo. E no, non sto scherzando. The Host. The Host è un altro film di Bong Joon-ho, sempre di tematica sociale, perché Bong ovviamente parla sempre di tematiche sociali, giustamente, ma questa volta si punta sull'inquinamento. È un film che mostra i suoi anni per quanto riguarda la CGI, perché diciamo che l'antagonista è questo mostro provocato da degli agenti inquinanti all'interno di un fiume, e vi avverto, se non digerite tanto lo stile narrativo coreano potrebbe essere un po' difficile andare avanti con la visione, ma io l'ho trovato davvero divertente, non nel senso che mi ha fatto ridere, nel senso che mi ha intrattenuto, e soprattutto il messaggio risulta molto chiaro, ma non retorico, che non è una cosa da tutti. Il protagonista comunque è Kim Ki-taek di Parasite, quindi l'avete già visto, spero almeno. Guardatevi Parasite. Cos'altro? The Neon Demon. Allora, Refn o lo ami o lo odi, io questo lo posso capire, però The Neon Demon, almeno per quanto riguarda l'aspetto visivo, va visto, perché è davvero molto molto originale. Diciamo che il film in generale non ti prende per mano e non ti spiega tutto passo passo, ha un ritmo molto molto lento, e per questo che vi dico, può piacere, può non piacere, questo dipende da voi. Diciamo che se vi è piaciuto Drive, è più probabile che vi piaccia anche The Neon Demon, però se non vi piace quello stile lì, non provateci neanche. A me comunque è piaciuto davvero davvero tanto, e Elle Fanning fa il culo alla sorella 10.000 volte, davvero è molto più brava di Dakota. House at the End of the Street, la prova che anche se metti un'attrice da Oscar all'interno di un film di merda, il film è una merda. House at the End of the Streets, o come l'hanno intitolato simpaticamente in Italia, HATES, perché è l'acronimo di House at the End of the Streets, è un film brutto, ma veramente brutto. E la protagonista è Jennifer Lawrence. Quando questo film è uscito, lei aveva già vinto l'Oscar. Ha una sceneggiatura ridicola, i colpi di scena sono prevedibilissimi. È davvero molto molto difficile ricordare la trama, ma appunto c'è una casa alla fine della strada, con un mistero, c'è questa ragazza e questo ragazzo che, non lo so, intraprendono una relazione particolare. Questo film è brutto e basta, non si salva neanche se lo guardate con degli amici per prenderlo in giro, è proprio noioso. Quindi, The Perfection. The Perfection è un film molto particolare invece. È un horror thriller, una delle protagoniste è la ragazza di Daniel Kaluuya in Get Out e l'altra invece è la protagonista di Dear White People. Il problema però è questo, è difficile parlarne in pochi minuti senza fare spoiler, quindi sapete solo che è ambientato nel mondo della musica, che ci sono delle situazioni molto strane, che è uno di quei film che vi farà dubitare di voi stessi fino alla fine, e che le interpretazioni sono effettivamente eccellenti. Diciamo che la regia fa delle bizze ogni tanto, non è un film AAA, però è qualcosa di più del classico filmettino per fare soldi, perché comunque c'è un'idea interessante dietro, molto originale secondo me, ma meno di un bel film confezionato. Diciamo che è un buon work in progress, me lo sono goduto e me lo ricordo ancora perfettamente, alcune scene sono impresse nella mia memoria.
poi prendiamone ancora due a caso di cui non ho mai parlato. I passi dell'amore. Mamma mia, ragazzi. I passi dell'amore è stato il mio primo film tratto da un libro di Nicholas Sparks. E oddio, non l'ho più guardato, però ai tempi già mi faceva cringiare da morire. Avevo delle amiche che erano in fissa con questo film, quindi l'ho visto un sacco di volte. E ho sentito la canzone di Mandy Moore un sacco di volte, però quando il ribelle Landon si trova a calcare le scene con la secchiona del campus in una recita scolastica, tra di loro scoppia l'amore finché una tragedia li separa. È Nicholas Sparks, ragazzi. Niente, in sostanza lei è molto giovane, ha la leucemia, è la ragazza che, oh mio Dio, si veste male, però in realtà è bellissima perché è Mandy Moore. E il ragazzo ad un certo punto si rende conto che è bellissima e si innamora e contiene frasi del tipo: devi farmi solo una promessa, non devi innamorarti di me. No, hanno tolto Non è la solita commedia americana, cazzo, ve ne avrei voluto parlare. Ok, direi che possiamo concludere in bellezza con Suburra. Ragazzi, io non parlerò mai abbastanza bene di Suburra. È, secondo me, sotto tutti i punti di vista, migliore di Gomorra. Mi ha coinvolto maggiormente, i personaggi sono ben stratificati, c'è una buona rappresentazione nonostante si stia parlando della criminalità organizzata. Insomma, Suburra ha davvero davvero tanti punti positivi. Se non contiamo il film che è un po' una cagata, però intanto è un sequel, quindi guardatevi la serie, è davvero davvero fantastica, soprattutto Borghi e Spadino, non mi ricordo, scusa, il tuo nome, Giacomo qualcosa, Giacomo Ferrara, reggono veramente benissimo la scena e sono due protagonisti fantastici, più c'è un altro che non piace a nessuno, ma non vedo l'ora che esca la terza stagione. Se siete appassionati di serie crime, però vi piace anche un po' il camp, un po' quella tamarrata in più, diciamo che Suburra potrebbe fare veramente per voi. Secondo me Netflix è riuscita a confezionare un ottimo prodotto, ed è anche più accessibile di Gomorra, perché Gomorra è veramente in napoletano strettissimo ed è difficile da seguire, invece Suburra è in romanaccio, quindi non c'è tutto questo gran bisogno di sottotitoli. E niente, diciamo che questo era un video filler, una piccola chicca, una... non lo so. Non sono recensioni, ovviamente, perché sennò dovrei stare 20 minuti per ogni film, per ogni serie, anche di più di 20 minuti. Ma sono un po' delle impressioni a caldo su film e serie che magari avete visto o non avete visto, un po' a cazzo come avete intuito. Diciamo che quando nella vita reale qualcuno mi chiede un consiglio, è un po' così che parlo delle serie, per non asciugarli completamente con tutto quello che sta dietro. Quindi la regia era così, la fotografia era così, l'interpretazione, mamma mia, magistrale. Diciamo che ti dico sì, no, non mi è piaciuto, mi ha fatto schifo, eccetera, eccetera. Quindi non prendete questa roba come una recensione, mi raccomando. E non odiatemi troppo perché odio Mr. Nobody. Mi sono addormentato due volte guardando quel film. L'ho rivisto una terza volta perché volevo capire se era mio il problema, ecco. Prima di lasciarvi però vi ricordo che se volete supportare il mio canale potete farlo iscrivendovi, mettendo un mi piace, attivando la campanella, eccetera eccetera. E niente, noi ci vediamo alla prossima, si spera con un video un po' più intelligente e più sostanzioso. Ciao ragazzi!